Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regina della Pace, dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Preghiamo insieme la coroncina della Divina Misericordia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo la tua infinita misericordia, Signore Gesù, su di noi e sul mondo intero. Dal diario di Santa Faustina Kowalska. La sera del giorno precedente gli esercizi spirituali, durante l'assegnazione serale dei punti della meditazione, udii queste parole. Durante questi esercizi spirituali ti parlerò per bocca di questo sacerdote, al fine di rassicurarti e rafforzarti sulla veridicità delle parole che ti rivolgo nel profondo dell'anima. Sebbene gli esercizi spirituali li facciano tutte le suore, tuttavia ho un riguardo particolare per te, per rafforzarti e toglierti ogni paura di fronte a tutte le contrarietà che ti attendono. Ascolta perciò attentamente le sue parole e meditale nel profondo dell'anima. Oh, come restai stupita, dato che tutto quello che il Padre diceva sull'unione con Dio e sugli impedimenti a tale stretta unione, io l'avevo vissuto alla lettera nell'anima e l'avevo ascoltato da Gesù, che mi parla nel profondo dell'anima. La perfezione consiste in questa stretta unione con Dio. Nella meditazione delle 10, il Padre parlò della misericordia di Dio e della bontà di Dio verso di noi. Disse che se si esamina la storia del genere umano, si vede ad ogni passo la grande bontà di Dio. Tutti gli attributi di Dio, come l'onnipotenza, la sapienza, contribuiscono a rivelarci quest'unico attributo, che è il più grande, cioè la bontà di Dio. La bontà divina è il più grande attributo di Dio. Tuttavia, molte anime che tendono alla perfezione non conoscono questa grande bontà di Dio. Tutto quello che il Padre ha detto durante questa meditazione sulla bontà di Dio corrispondeva a tutto quello che Gesù aveva detto a me e si riferiva strettamente alla festa della misericordia. Adesso, in verità, ho compreso chiaramente quello che il Signore mi aveva promesso. E non ho più alcun dubbio, la parola di Dio è chiara ed evidente. Ti supplichiamo, Signore Gesù, per la tua infinita bontà e misericordia, tu che sei il nostro Dio, ricco di grazia e di misericordia, di accogliere le nostre suppliche. Ti preghiamo per la pace nel mondo. Liberaci, o Signore, dalla guerra mondiale, dall'olocausto nucleare, dalle armi di distruzione di massa, da ogni forma di guerra e di violenza, dal terrorismo, dall'integralismo e dall'invasione islamica. Libera tutti i cristiani su tutta la faccia della terra da ogni forma di violenza, di oppressione e di persecuzione, specialmente in Medio Oriente, in Africa e in Asia. Manda, o Signore, i tuoi schieri celesti, San Michele Arcangelo, con a capo di migliaia e migliaia di legioni celesti, di angeli, di arcangeli, di cherubini, di serafini, di tromini, di dominazione, di potestà, a difendere tutti i cristiani che ogni giorno vengono condotti alla morte come pecore da macello. Ti supplichiamo per la Chiesa. Liberaci, o Signore, dall'apostasia, dall'eresia, dall'idolatria, dal paganesimo, dagli spiriti immondi e da tutto ciò che è estraneo alla tua Santa Chiesa.
e fai che la tua Chiesa possa rimanere una santa, cattolica e apostolica. Ti preghiamo anche per tutti coloro che lottano per la verità e che difendono l'autentico magistero della tua Chiesa. Ti supplichiamo per le famiglie in crisi, per le famiglie già separate, per la vita nascente, per gli embrioni criocongelati, per i bambini ancora non nati, per i bambini abortiti, che ti consacriamo e battezziamo con un battesimo di desiderio e spirituale, con il nome che tu hai scelto per loro. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti preghiamo per i malati, specialmente i malati gravi, i malati inguaribili, i malati di malattie rare, i malati abbandonati a se stessi, anche dai loro cari, e che nessuno cura, per tutti i malati che rischiano di cadere nella disperazione a causa dei grandi dolori e sofferenze, a causa dell'abbandono, della mancanza di cure. Tu che sei il medico delle anime e dei corpi, vai accanto ad ogni malato e consolalo, rafforzalo, guariscilo e fai che possa avere speranza di guarigione o di salvezza eterna. Ti supplichiamo per i poveri, per gli affamati, gli assetati, gli ignudi, senza casa e senza lavoro, per i disperati che stanno pensando a togliersi la vita. Manda su di essi l'angelo della pace ad allontanare lo spirito della disperazione e dell'autodistruzione, affinché possano, nella luce della tua grazia e del tuo Santo Spirito, ritrovare la speranza per la vita terrena e per quella eterna. Ti supplichiamo per i moribondi di questo giorno, perché lasciate questa terra possano giungere subito alla salvezza, per le sante anime del Purgatorio, perché al più presto possano essere liberate da tutte le loro sofferenze e diventino potenti mediatori di grazia presso il tuo trono. Imploriamo la tua divina misericordia per i peccatori, perché comprendano il loro grave errore, si convertano e riprendano la via della salvezza, così come per coloro che non conoscono ancora l'amore di Dio, non sanno cosa li aspetta. Imploriamo la tua misericordia per i capi di Stato e per tutti i governanti delle nazioni sulla terra, poiché su di essi vige un giudizio rigoroso. Sappiano che devono utilizzare il loro potere per il bene dei popoli, delle nazioni e dell'intera umanità, e siano guidati dalla tua luce in questo compito così gravoso e di grande responsabilità. Ti supplichiamo per tutti coloro che sono affidati alle nostre preghiere e per tutte le intenzioni che abbiamo nei nostri cuori. Vai incontro, Signore Gesù, a tutti ed a ciascuno secondo le loro reali necessità spirituali e materiali, affinché tutti possiamo contemplare le meraviglie del tuo amore e rendere gloria e onore alla tua divina misericordia nel tempo e per l'eternità. Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivente, e puoi fare molto di più di quanto siamo credere e sperare. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi,
Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua, che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido e spero in te. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. O Dio Padre celeste, abbi pietà di noi. O Dio Figlio Redentore del mondo, abbi pietà di
O Dio, Spirito Santo, amore. Abbi pietà di noi. Santissima Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Misericordia di Dio che scaturisce dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità, confido in te. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confido in te. Misericordia di Dio, sorgente che emane dal mistero della Santissima Trinità, confido in te. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere, confido in te. Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità, confido in te. Misericordia di Dio, sublime più dei cieli, confido in te. Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie, confido in te. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo, confido in te. Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato, confido in te. Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù, confido in te. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori, confido in te. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia, confido in te. Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa, confido in te. Misericordia di Dio, che istituisti il sacramento del battesimo, confido in te. Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo, confido in te. Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni, confido in te. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte, confido in te. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale, confido in te. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza, confido in te. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti, confido in te. Misericordia di Dio, che ci protegge dal fuoco dell'inferno, confido in te. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi, confido in te. Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri, confido in te. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria, confido in te. Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia, confido in te. Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza, confido in te. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani, confido in te. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà, confido in te. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi, confido in te. Misericordia di Dio, amabile sollievo dei cuori disperati, confido in te. Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace, confido in te. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza, confido in te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia. Amen. Preghiera di Santa Faustina per la Chiesa e i sacerdoti. O mio Gesù, ti prego per tutta la Chiesa, concedile l'amore e la luce del tuo Spirito. Dai vigore alle parole dei sacerdoti, in modo che i cuori induriti si inteneriscano e ritornino a te, Signore. O Signore, dacci santi sacerdoti, tu stesso conservali nella santità. O divino e sommo sacerdote, la potenza della tua misericordia li accompagni in ogni luogo e li difenda dalle insidie e dai lacci del diavolo,
che egli tende continuamente alle anime dei sacerdoti. La potenza della tua misericordia, o Signore, spezzi ed annienti tutto ciò che può oscurare la santità dei sacerdoti, poiché tu puoi tutto. Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio. Il Dio, l'uomini, supplichevoli te lo chiediamo, e tu, col divin potere, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, vi libera ogni male, da ogni forma di negatività, dalle insidie del maligno e da ogni pericolo. Vi dia pace, serenità, salute, prosperità, comunione e fedeltà coniugale e fecondità di vita. Vi faccia crescere nella fede, nella speranza, nella carità e in ogni virtù. Vi faccia giungere la gioia eterna del paradiso, insieme con tutti i vostri cari. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Estendo la benedizione anche a coloro che ascolteranno in seguito.